Questo è il quartiere di Agos Dimitrios ad Atene. Alcuni dei suoi campi abbandonati sono stati trasformati in orticelli urbani. Maria Andruzzu è il sindaco del quartiere. Come in tutta la Grecia, gli abitanti di qui sono stati duramente colpiti dalla crisi della zona euro, con draconiane misure di austerità. La disoccupazione è al 30%. Gli agricoltori urbani sono soprattutto i disoccupati. Quando il raccolto avanza, lo donano alla banca alimentare. Καλά, καλά. Πώς πάει εδώ, όλα καλά, έτσι. Καθαρίστρια, δούλευα σε ένα φαρμακείο. In precedenza facevo la donna delle pulizie in una farmacia e ho perso il mio lavoro 4 anni fa. Di chi ha la colpa di questa situazione? Do la colpa ai passati governi, ma anche all'attuale esecutivo, che si limita a constatare come si stia andando sempre più di male in peggio. Il progetto è finanziato in parte dall'Unione Europea, che ha pagato degli specialisti per insegnare a coltivare. Serve anche a ricordare che la Grecia resta un membro dell'Unione. Quest'area ha ottenuto l'assistenza europea per l'infrastruttura e ha fatto cambiare idea a tanta gente sul concetto della Grecia come parte dell'Unione. In tanti erano scettici sul fatto di rimanere nell'Europa unita. Pensavano che si trattasse solo di politica e non di finanziamenti che potevano aiutare la popolazione. I finanziamenti aiutano le persone. Questo è stato un obiettivo fondante dell'Unione Europea dalla sua creazione 60 anni fa. Dal momento in cui ha aderito all'Unione, nel 1981, la Grecia ha ricevuto aiuti che sono 6 volte il suo contributo annuo. Questa scuola materna è un altro progetto finanziato dall'Unione per la somma di 700.000 euro. Il Comune sostiene la gestione quotidiana della scuola. Il sindaco dice che senza fondi comunitari non si sarebbe mai potuto erigere l'istituto. È chiaro che per molti greci tantissimi fondi comunitari sono stati sprecati o mal gestiti. C'è bisogno di più controllo. La questione riguarda il modo in cui i soldi vengono adoperati. Li abbiamo utilizzati per progetti di sviluppo? Ciò significa che hanno creato occupazione o lavori e sostengono l'economia nazionale? Oppure sono finiti in progetti solo di facciata e quindi i loro benefici sono stati di breve durata e non a lungo termine? Per molti greci i progetti di facciata sono rappresentati dai Giochi Olimpici del 2004. Fondi europei e prestiti bancari a tasso agevolato sono stati usati per contribuire a trasformare Atene con nuove strutture, ma anche con una nuova metropolitana, strade e un nuovo aeroporto. Come dimostra il grafico, il PIL della Grecia è aumentato quando ha aderito all'Unione Europea, in seguito all'euro, per poi crollare drammaticamente con la crisi che ha investito l'euro. Le spese pazze erano finite. Le spese folli hanno innescato una spirale andata fuori controllo, visto che la Grecia spendeva molto di più di quello che riusciva a guadagnare. Un deficit pazzesco stava mandando il paese in bancarotta e fuori dall'eurozona. Questa uscita è stata evitata, ma a caro prezzo. Grazie a prestiti di salvataggio del valore di quasi 360 miliardi di euro, la Grecia ha accettato di introdurre riforme e misure di austerità, come tagli alle pensioni e tasse più alte. Solo in questa strada più di 70 negozi hanno chiuso i battenti. Sono finiti i giorni di gloria dei nuovi investimenti e dei prestiti agevolati grazie all'eurozona. Ma cosa è accaduto? Cosa è andato storto e di chi è la colpa? Chi è il responsabile del debito pubblico che ha preteso 3 prestiti consecutivi da parte dell'Unione e dal Fondo Monetario Internazionale in cambio di riforme e austerità? La maggior parte dei greci ed europei sanno che la Grecia non potrà ripagarli, a meno che non siano ridotti. George Papakostandino era ministro greco alle finanze al momento del primo piano di salvataggio nel 2010. Per lui Grecia e Europa sono da biasimare, ma crede anche che l'euro sopravviverà. L'ironia e il problema della storia è che l'economia spinge verso una più stretta unione per completare questa costruzione che è stata varata 10 anni fa. E i politici vanno nella direzione proprio opposta. La politica è molto più nazionalista e orientata verso il suo paese. Il vero problema è come si fa a conciliare le due cose, come si riesce a convincere il cittadino che per far sopravvivere l'eurozona c'è bisogno di un'integrazione più profonda e più robusta di quella che abbiamo al momento. Tutto questo viene testato in molte delle elezioni in Europa del 2017.
Assumere decisioni difficili per sopravvivere non investe solo la crisi dell'Eurozona, ma anche la questione dei rifugiati, che ha innescato non solo le crescenti fiammate di populismo in tutta Europa, ma anche un euroscetticismo montante fra alcuni membri dell'Unione. La Grecia, come il principale paese d'ingresso dei migranti insieme all'Italia, fa le spese di questa crisi. Si stima che lo scorso anno il 46% dei rifugiati in cerca di asilo verso l'Europa sia sbarcato in Grecia. In questo centro, ad Atene, i rifugiati sono in attesa di essere trasferiti in altri stati europei. Si stima che l'Unione abbia fornito più di 800 milioni di euro di aiuti alla Grecia per i rifugiati da quando è iniziata la crisi. Per un dipendente di un'organizzazione non governativa il processo va a rilento. Ritengo che Bruxelles e alcuni stati europei abbiano in effetti dimostrato solidarietà alla Grecia nella crisi dei rifugiati, ma in futuro abbiamo bisogno di equilibrare meglio le cose. Non è accettabile che soltanto perché si è ai confini dell'Europa si debbano accogliere i migranti e risolvere i problemi da soli. I greci hanno dimostrato incredibili capacità di recupero sull'onda della crisi dei rifugiati, ma intanto un recente sondaggio ha rivelato che il 71% dei greci sono diventati molto euroscettici.